bellissima giornata, perché è stata una grande squadra che ha lavorato a mio fianco per anni. Non era facile, perché fare un lavoro vicino al mare è sempre qualcosa di difficile. Avevamo perso i soldi e quindi dobbiamo ringraziare la regione col presidente De Vita che ci ha dato un enorme aiuto, ma soprattutto tecnici, operai, lavoratori quotidiani che sono venuti qua tutti i giorni anche d'inverno con le mareggiate, e siamo riusciti a trasformare questa parte di città che era veramente, diciamo, la visione di un sindaco che comincia la sua attività in una città, quella di spostare e cambiare il verso di quella città, dai lembi piccoli di spiagge a pagamento, fare tante spiagge gratuite è un cambio di paradigma, è una cosa enorme, per noi è enorme. Io devo ringraziare una marea di persone. Dico che c'è una grande squadra che in questa città ha lavorato in questi anni e oggi raccoglie una prima parte dei frutti. Nessuna inaugurazione, poi la faremo quando sarà tutto completo, ma la voglia di dare fruizione e spiagge libere ai cittadini, questo credo sia la più grande soddisfazione che un ragazzo che sognava di fare il sindaco.